Sì, lo so, il titolo è molto provocatorio, ma bisogna capire una cosa. Se voi avete un computer, dovete avere le prestazioni per cui pagate. E come fate a capire se il vostro hardware ha le prestazioni o comunque eroga le prestazioni per cui avete pagato? Tramite due software di diagnostica che oggi andrò a farvi vedere. Vuoi acquistare una scheda video ma non riesci a trovarla a un prezzo conveniente? Dovresti provare Agile Tech Tracker. Agile Tech Tracker è un tracker tutto italiano che vi fa acquistare schede video in maniera veloce, facile e sicura, soprattutto perché sono acquisti effettuati su Amazon in tutta Europa. Oltre al canale principale, abbiamo tre canali secondari divisi per fasce di prezzo: da 0 a 500 euro, da 500 a 950 euro e da 950 in su, appunto per permetterti di spendere il budget che più preferisci per acquistare una scheda video. Tracciamo schede video Nvidia dalla serie 1000 in su, schede video AMD dalla serie RX 500 in su, tracciamo anche console in tutta Europa. Per cui cosa aspetti? Il link è in bio, non ne resterai deluso davvero. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G ed oggi vi faccio vedere due software gratuiti, semplici da settare e che vi torneranno utili in tantissime occasioni. Io, per esempio, ho anche scoperto un'interazione tra questi due software che potremmo dire essere una chicca, una tip di cui non ero a conoscenza se non fino a poco tempo fa. Allora, innanzitutto, il software primo che vado a farvi vedere è Hardware Info 64. Perché Hardware Info 64? Se la vostra scheda madre e i componenti attaccati ad essa, ad esempio SSD o scheda video, hanno dei sensori che servono a rilevare temperatura e frequenze, Hardware Info li va a vedere tutti. Come potete vedere, io ho settato praticamente il mio Hardware Info innanzitutto col tema scuro e in secondo luogo in maniera tale da avere un bel po' di sensori a schermo dividendo l'applicazione in tre colonne distinte e separate. Come potete vedere, alle volte la traduzione è abbastanza discutibile. Per esempio, Core 0 orologio significa semplicemente che questo è il clock del core numero 0 del mio processore. Come potete vedere, ci sono 12 core perché il mio processore è un 5900X, ma se andiamo ad aprire varie tabelle, vediamo che ci sono praticamente una marea di impostazioni con le frequenze attuali, le frequenze minime, le frequenze massime, le frequenze di media. Adesso, fin quando abbiamo praticamente processore, RAM, i sensori della scheda madre soprattutto, perché se la vostra scheda madre è di fascia alta, ha anch'essa un bel po' di sensori in varie parti. Per esempio, qui c'è il sensore che si trova sul chipset, quello vicino alla CPU, il sensore del VRM, c'è davvero un sacco di roba e fa capire anche a che voltaggio vanno appunto le varie rail. I 5 volt va più o meno a 5 volt, il 3 volt va più o meno a 3 volte 3, come è giusto che sia 3 volte 3, la 12 volt va a 12 volt, quindi tanta tanta roba. Come potete vedere, poi ci sono tutte le ventole possibili e immaginabili, vi fa vedere letteralmente tutto, cioè per farvi capire anche la temperatura, la velocità di lettura, l'utilizzo dei vari SSD. E ecco qui, queste qui sono le temperature che volevo farvi vedere, e cioè quelle lì degli SSD M.2, perché ci sono appunto le temperature di chip di memoria, se non sbaglio del controller. Quindi è davvero molto molto dettagliato. Vi lascio comunque in descrizione tutti i link e voglio farvi vedere una cosa in particolare. Notate che qui c'è la schermata della scheda video, è una Nvidia GeForce RTX 3080. Benissimo. Tenete a mente questo parametro, perché questo è uno dei sensori più importanti per quanto riguarda le RTX 3000 che montano le memorie GDDR6X, perché sulle GDDR6 non c'è il termometro per quanto riguarda appunto le temperature delle VRAM. Invece, dato che le GDDR6X scaldano molto di più rispetto alle GDDR6, questo è un sensore davvero molto utile. Ma per adesso abbiamo visto il programma più semplice, tra virgolette, e cioè quello che si utilizza quando appunto si vuole fare una piccola diagnostica del sistema. Magari si sta facendo un benchmark e si vuole vedere in effetti il consumo del processore, la temperatura che riesce a raggiungere e magari
varia anche, sapete, benchmark di schede video, eccetera, eccetera. Ma il secondo programma che vado a farvi vedere è più indicato per i videogiochi ed è qualcosa di estremamente utile perché, come ho detto all'inizio, c'è un'interazione segreta con Hardware Info. Il programma che vado a farvi vedere è MSI Afterburner. Questo perché? Perché con Afterburner, apro e chiudo parentesi, Afterburner, dato che è un programma di MSI, funziona non solo con le schede MSI, funziona con qualsiasi marca di scheda perché va a interagire con il PCB della scheda, non con la personalizzazione della scheda video. Lo sapete perché molte persone mi chiedono, ma questo funziona con questo? Ad ogni modo, quando installate MSI Afterburner, vi sarà chiesto di installare anche Riva Tuner. Riva Tuner è il secondo software che vado a farvi vedere. E innanzitutto dobbiamo abilitare le statistiche e show on screen display. Questo perché? Perché una volta che avete abilitato queste cose, noi dobbiamo andare nelle impostazioni di Afterburner, andare in grafici e possiamo settare precisamente tutto ciò che vogliamo vedere a schermo. E tra poco vi faccio vedere io come ho settato precisamente a schermo il mio Afterburner e quindi Riva Tuner. Come potete vedere, io ho barrato la temperatura della GPU, l'utilizzo della GPU, il power percent della GPU, cioè quanta corrente in percentuale va a consumare la scheda video, quanta potenza è richiesta dalla scheda video. Io grazie a questa faccio praticamente gli esperimenti di tuning, quanta VRAM viene utilizzata. E questa piccola scritta voi non la vedrete normalmente. Guardate un pochettino qui cosa c'è scritto: Data Provider Hardware Info. E vi faccio vedere tra poco come si fa perché è una cosa fighissima. O comunque la frequenza del processore, la frequenza della RAM di sistema, la temperatura della CPU. E potete andare a vedere la temperatura di ogni singolo core per farvi capire quanto sia preciso questo programma, anche l'utilizzo di ogni singolo core. Io praticamente per adesso, dato che è un mio sfizio personale, non sto facendo test, tengo comunque a schermo solamente, diciamo, l'utilizzo grossolano e alcune statistiche grossolane, non per esempio il clock di ogni core, ma il clock della CPU in generale, il consumo di corrente della CPU, l'utilizzo della RAM, la velocità in fotogrammi, ovviamente queste sono gli FPS che dovreste comunque tenere in considerazione, il periodo degli FPS, il minimo, l'average, il massimo, lo 0,1%, l'1%, c'è davvero un mondo. Ma vi faccio vedere un trucchetto: se voi al posto di andare direttamente qui e barrare mostra le informazioni a schermo, andate qui su questo piccolo quadratino e ci cliccate sopra, vi si aprirà questa piccola finestra dei plugin. Se voi cliccate su Hardware Info e cliccate su Setup, guardate, vi riesce a leggere i sensori che voi in Hardware Info decidete di far leggere a Riva Tuner. Io vi consiglio di andare a fare un giro nelle impostazioni di Hardware Info, e anzi ce le facciamo adesso, perché se non erro configura i sensori, poi bisogna andare in OSD forse. Benissimo, bisogna andare in impostazioni OSD, che sta per on screen display, quindi Riva Tuner SS, non ricordo per cosa sia, credo server statistic, non ricordo. E vedete che qui in pratica vi fa scegliere quale sensore deve essere poi rilevato da Riva Tuner. E adesso vi faccio vedere come appare a schermo il mio Riva Tuner. In ordine abbiamo RTX 3080, poi ho cambiato ovviamente io i nomi in Riva Tuner per quanto riguarda i vari sensori. Abbiamo quindi la temperatura della GPU, l'utilizzo della GPU, la frequenza della GPU. Abbiamo poi il GPU Power, che sarebbe innanzitutto il consumo in percentuale, quindi la scheda adesso è utilizzata circa al 60% e sta consumando circa 215-220 watt più o meno. La quantità di memoria RAM utilizzata dalla scheda video e la frequenza della RAM. Abbiamo poi il processore, ovviamente, con i gradi, la percentuale di utilizzo, la frequenza e il consumo. Abbiamo poi la memoria di sistema, abbiamo gli FPS, abbiamo dei grafici che ci aiutano a capire il frame time, che è qualcosa di spettacolare secondo me, e soprattutto abbiamo GDDR6X temperature 66 gradi. Sappiamo che le GDDR6X scaldano davvero tanto e questo è un sensore estremamente utile per chi volesse andare a
monitorare per bene le temperature delle RAM della propria scheda video. Ovviamente potete personalizzare l'overlay come meglio preferite, non c'è una regola base che funzioni in modo che il tutto possa essere più bello, possa essere migliore. Il tutto sta nelle vostre mani, quindi sbizzarritevi con la curiosità. In descrizione ci sono comunque i link per scaricare i software. E ricordate, se voi volete giocare con una console va benissimo, ma voi qui non avete una console, avete una macchina molto più complessa rispetto a una console, che molte volte, purtroppo non per colpa vostra, ha qualche problemino, a livello di frequenze, a livello di performance, e software come questi ci aiutano a capire per bene, innanzitutto, come individuare un problema, e in secondo luogo ci insegnano come alcuni componenti hanno delle performance in determinati campi. E ricordate, la conoscenza è potere, quindi più conoscete meglio è, e quindi riuscite praticamente a farvi da soli una cultura per quanto riguarda l'analisi di alcuni componenti. Ad esempio, riuscite a vedere perché alcuni benchmark sfruttano la CPU al 100% e la fanno riscaldare così tanto, perché alcuni benchmark invece sfruttano la GPU e la fanno riscaldare tanto, e perché alcuni benchmark magari sono bilanciati e fanno riscaldare entrambe le componenti. Quelli sono i benchmark più brutti. Fatemi sapere se utilizzate questa funzione di Riva Tuner, che è in grado di collegarsi ad altri software di diagnostica presenti sul vostro computer. Ci ho detto, io vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella se il video vi fosse piaciuto, e ci vediamo a un prossimo video, sempre qui sul punto RG, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli. Ciao.